Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Antonio Di Pietro che ci azzecca, no? Dice che praticamente le toghe adesso si accordano per spartirsi il potere. E quindi fa un parallelismo con quello che era Tangentopoli, che lui conosce bene perché è stato il principale magistrato di quell'era di Mani Pulite e dell'allontanamento di Craxi dall'Italia. Quindi l'ex pubblico ministero di Tangentopoli entra a gamba tesa e dice: c'è chi ha trasformato la magistratura da servizio in occasione di potere personale. Quindi non fa giri di parole, Antonio Di Pietro, e parla proprio delle intercettazioni, chiamiamolo del caso Palamara, e fa un parallelismo. Dice: allora, ai tempi di Tangentopoli, di Mani Pulite, tutti i politici si mettevano d'accordo per spartirsi le mazzette, mentre oggi le toghe si accordano per dividersi il potere. Quindi evidenzia che c'è una degenerazione, c'era stata una degenerazione con Tangentopoli e c'è adesso una degenerazione nella magistratura. Un tempo è stata la degenerazione dei partiti, adesso della magistratura. Però lui dice che bisogna anche dire che in queste categorie screditate, politica e magistratura, ci sono molte brave persone, ma come in tutte le cose, naturalmente non è che si parla del tutti i politici o tutti i magistrati, si parla di una parte della politica, una parte della magistratura. Quindi rilascia un'intervista a Antonio Di Pietro al quotidiano Libero e invita a concentrarsi sull'Associazione Nazionale Magistrati, la ANM, che secondo il suo giudizio non dovrebbe neanche esistere, perché i sindacati servono per difendere i lavoratori dal potere, ma i magistrati che hanno il potere più grande, da che cosa dovrebbero mai difendersi? In realtà, da che cosa devono difendersi i magistrati? Cosa serve la ANM? È una corporazione, è una sorta di sovrastruttura che serve? Ve lo chiedo io, a che serve? Ecco, ci siamo capiti. Il fondatore d'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, sottolinea che bisogna guardare i PM dalla porta accanto, cioè quelli che frequentano tutti i giorni in tribunale da avvocato. Gente preparatissima e laboriosa, dice. E poi non condivide la versione di Luca Palamara, che più che la versione che Luca Palamara sia considerato il male assoluto. Anche questo l'abbiamo sempre detto. Luca Palamara faceva parte di un sistema. In un certo periodo è stato al vertice o ai vertici di questo sistema, salito, sceso, e si parla di lui perché è stato intercettato, lo si intercettava per corruzione ed è saltato fuori, si è scoperchiato il pentolone con il suo cellulare controllato dal 2017 a oggi. Ci sono 60.000 pagine di intercettazioni depositate alla Procura di Perugia, che addirittura ha dovuto assumere, no assumere, ha dovuto creare un gruppo di persone che devono valutare 60.000 pagine di trascrizioni di intercettazioni del cellulare di Palamara. Immaginatevi, dentro hanno trovato intercettazioni di Zingaretti, dei 5 Stelle, di tutto di più, ma si sanno solo alcune cose. Chissà se veramente verranno rese pubbliche, verrà reso noto tutto quello che c'è nel pentolone delle intercettazioni di Luca Palamara, perché potrebbe venirne fuori veramente uno tsunami come molti hanno paragonato appunto questo che sta succedendo come la Tangentopoli dei magistrati. Quindi, come diceva Di Pietro, prima c'erano i politici che si spartivano le mazzette, adesso ci sono i giudici che si spartiscono il potere. Ovviamente non tutti i politici e non tutti i giudici, questo è per
rendere le cose chiare ai soliti che pensano che diversamente, diciamo. Quindi Di Pietro è preoccupato per i tanti Palamara, perché Palamara è come in due specchi, uno di fronte all'altro, ce n'è un'infinità di Palamara, piccoli, grandi, medi, ce ne sono tanti di Palamara che non sono emersi, che sono ancora lì nell'oscurità, nell'ombra, che sono sicuramente in quelle, molti saranno in quelle intercettazioni depositate alla procura, perché molti non sono stati intercettati e soprattutto nelle intercettazioni ci sono magari degli accordi, ci vediamo là, ci vediamo dall'altra parte. Poi quello che si è detto veramente in questi incontri, il cellulare non lo ha registrato nelle chat, perché cioè, ci vediamo là per mangiare qualcosa e parliamo e poi realmente quello che è successo nelle cene probabilmente non lo sapremo mai. Ma Di Pietro dice hanno trasformato la magistratura da servizio in occasione di potere personale, realizzando una mutazione genetica di un'istituzione nata per difendere lo Stato e i cittadini. Di Pietro si è voluto togliere qualche sassolino e risponde durissimo alle accuse che ha ricevuto nell'arco della sua carriera in relazione al personale uso politico della giustizia. Lui dice, ma la verità è che altri hanno fatto un uso politico della mia attività giudiziaria, sia contestandomi, sia per sfruttare il vento e farsi portare al traguardo. Poche ore dopo l'espulsione ricevuta dal Comitato Direttivo Centrale dell'ANM a causa di gravi violazioni del codice etico, Palamara è uscito allo scoperto denunciando che il clientelismo all'interno della magistratura non è un problema inventato da lui e perciò limitarlo solo alla sua figura o a un gruppo associativo equivale a ignorare la realtà dei fatti o addirittura a mentire. L'ex PM di Roma ha più volte sostenuto che non può essere considerato il responsabile di un sistema che ha fallito e che ha penalizzato coloro i quali non risultavano iscritti alle correnti. Attenzione! Ricordatevi, per chi l'ha vissuta, Tangentopoli, quasi tutti i politici sono stati in quel pentolone, tutti hanno rubato. Craxi lo ha detto in Parlamento chiaro e tondo. Io ho fatto quello che qui hanno fatto tutti, tutti, nessuno escluso, tutti. Però si ricorda solo Craxi. Ed è stato preso come capro espiatorio proprio Bettino Craxi. Adesso quello che è più in vista è Palamara. Anche lui fa parte di un sistema dove tutti hanno fatto e facevano quello che faceva lui, chi più, chi meno, non tutti, la stragrande maggioranza, diciamo così, una bella parte della magistratura, come ai tempi di Tangentopoli, una bella parte della politica. Quindi ce ne sono tanti di palamari, piccoli, grandi, medi, però lui non vuole passare come il capro espiatorio, ma sarà così. Sarà così. Con Tangentopoli c'è stato un cambio radicale, c'è stato il crollo della classe politica. E qui i magistrati non crollano, non c'è un crollo della classe della magistratura. È rimasto ancora tutto lì. Anzi, hanno guardato Palamara e hanno detto che schifo, ma cosa ha fatto questo? Come se tutti gli altri non avessero mai fatto nulla. Come dice Di Pietro, ce ne sono tanti di Palamara, tanti e poi tanti. Poi dopo Palamara si aggiungono le intercettazioni, gli audio, le testimonianze sul caso Berlusconi Mediaset e la sua reclusione per 4 anni. Quindi sta emergendo tutto quello che fino adesso si era solo supposto e tutti dicevano: ma Berlusconi, ossessionato dai giudici, ma com'è possibile? Tutti ce l'hanno con lui. E in realtà tutti ce l'avevano con lui. E dopo 26 anni di persecuzione sono riusciti a destituirlo dalla politica per
ma lui è rimasto capo politico lo stesso di Forza Italia, ma hanno cambiato il corso della storia italiana. Impressionante, ma vero. Grazie per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.